Noi dobbiamo sviluppare le efficienze, solo in quel modo riusciamo ad accrescere la qualità e l'intensità delle funzioni e dei servizi pubblici. Per questo io penso che la questione non sia di organici di forze di polizia. Poi nella provincia di Brindisi la situazione, lo devo dire non per dare qualche numero, ma perché è importante partire da questi dati. La situazione complessiva della provincia di Brindisi segnala un equilibrio nelle forze, nel complesso delle forze di polizia, un deficit per la Polizia di Stato di 10 unità, l'1,8% a fronte del 12,4% che è il deficit che si registra in altre parti d'Italia, un più per i carabinieri, un più per la Guardia di Finanza. Quindi il problema non è della numerosità o della scarsa presenza delle forze di polizia, il problema è di come tutti insieme funzioniamo. Io leggerò con attenzione la lettera che mi è stata consegnata da parte del presidente di Confindustria di Brindisi, ma e quindi le considerazioni in essa contenute troveranno una risposta che mi auguro di poter formulare anche in una dimensione pubblica oltre che in una dimensione privata. Però voglio dire al presidente di Confindustria che noi non possiamo pensare che i problemi debbano essere risolti da altri. Noi dobbiamo qui affermare il principio secondo il quale l'economia illegale sconfigge l'economia legale, e gli organismi associativi hanno funzioni importanti. Confindustria può e deve fare tanto per offrire un contributo in questa direzione e anche per sollevare le amministrazioni comunali da quella condizione di isolamento che spesso sono costrette a vivere. La Presidente Lo Moro ha descritto perfettamente le dinamiche che si propongono e noi dobbiamo riflettere sulla fragilità che oggi esprimono le amministrazioni locali. Quando il sindaco viene vissuto come il dominus assoluto, come quello che può fare tutto, tanto nomina e revoca le giunte, i consigli comunali non servono a nulla, i dirigenti non servono a nulla, è chiaro che risulta più esposto ai condizionamenti esterni. È chiaro che si afferma la logica secondo la quale le regole possono risultare non rispettate o applicabili in ragione di una relazione diretta, di una promessa o di un impegno che può essere assunto. E allora dobbiamo essere consapevoli che c'è un problema che riguarda tutti noi. Entrando, un giornalista mi chiedeva: ma la politica ha delle responsabilità? Certo, ho detto, e si riferiva all'approvazione del provvedimento sullo svuota carceri. La politica ha responsabilità per questo. Mi sono permesso di sottolineare che la politica ha ben altre più gravi responsabilità, perché la politica deve saper selezionare i gruppi dirigenti, deve saper sostenere l'attività amministrativa, deve saper animare un progetto di crescita e di rispetto della legalità, di condivisione delle regole comuni. Sui servizi pubblici locali noi dobbiamo giocarci la partita del cambiamento, della efficienza, della trasformazione anche della missione e della funzione delle istituzioni locali, restituendo al mercato con logiche di trasparenza un ruolo che deve appartenere alla capacità di fare impresa e di garantire efficienza nel confronto trasparente delle diverse capacità operative. Dobbiamo recuperare una grande capacità di fare efficienza ed è il tentativo che viene sviluppato nel riordino
delle forze di polizia. Facciamo chiarezza su questo, perché c'è chi vuole speculare, chi lo fa per guadagnare qualche tessera in più, ma c'è anche chi lo fa per sostenere uno sforzo teso a screditare o a sminuire la funzione delle forze di polizia e anche dei vertici delle forze di polizia, che sono particolarmente impegnate a liberare risorse perché i territori possano essere presidiati e perché le funzioni affidate alle forze di polizia possano risultare più efficienti. Io voglio concludere segnalando come questo incontro, per me, ma penso che possa affermare tranquillamente per noi, per i sindaci presenti, per il procuratore Motta, per la presidente Lo Moro, per gli amici e colleghi parlamentari, per tutti noi dovrebbe significare non un momento nel quale assumiamo impegni improbabili, annunciamo verità non dimostrabili, ma un momento nel quale ragioniamo delle nostre difficoltà, riconosciamo la necessità di occuparcene e dichiariamo di volerlo fare, ciascuno per la propria parte, ciascuno obbedendo al vincolo di fedeltà alla Repubblica, ciascuno obbedendo al vincolo del mandato che abbiamo assunto nel rispettare le leggi e nell'agire perché il bene delle nostre comunità possa essere coltivato proficuamente. Io sono convinto che questo modo possa aiutarci a risolvere tanti problemi e possa moltiplicare gli effetti delle politiche pubbliche che dobbiamo reclamare con forza, ma dobbiamo essere credibili, perché se chiediamo assistenza più soldi fanno male, perché non sempre avere più soldi significa risolvere i problemi. La storia del Mezzogiorno ci dice che in molte situazioni notevoli, ingenti flussi di risorse pubbliche hanno prodotto più danni che garantire benefici. Noi dobbiamo essere protagonisti di una stagione di profondo cambiamento, e questo io vorrei tanto possa appartenere all'intera società meridionale, indipendentemente dalle appartenenze politiche, perché abbiamo tutto lo spazio per animarci nel confronto competitivo, nell'esercitarci per acquisire il consenso nei momenti elettorali, ma dovremmo poterlo fare rispettando le regole e affermando continuamente principi di buona amministrazione, di correttezza, e dando prova di interpretare una funzione politica al livello che la Costituzione repubblicana ci richiede a ciascuno di noi. Grazie. Presidente Lo Iacono, il bilancio di questa importante iniziativa nel Teatro Verdi per affrontare il delicato, spinoso tema della legalità e soprattutto della sicurezza nel nostro territorio. Un ottimo bilancio, perché la platea era piena di addetti ai lavori, cioè tutti amministratori, fra sindaci, presidenti del consiglio e anche amministratori pubblici, quali consiglieri. E poi c'erano tutte le personalità interessate alla problematica, le forze dell'ordine, il comandante dei carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, il comandante, il questore, il prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, Monsignor Caliandro, quindi tutte le personalità. Mi scuso se mi sono dimenticato qualcuno, ma ho ringraziato anche tutti dal palco, perché veramente è stata una cosa importante parlare di un problema che ci tocca tanto giornalmente. Oramai assistiamo passivamente a tutto ciò che avviene, specialmente nelle ore notturne, dove i vigliacchi incendiano le auto di brava gente, di persone che magari non hanno nulla a che vedere, solo magari per qualche dispetto o chissà perché. Io rifugio tutta la mia fiducia negli organi
organi inquirenti affinché finalmente questi atti malavitosi, questi atti criminosi vengano sgominati e vengano individuati colpevoli. Noi non possiamo più assistere passivamente a ciò che avviene su questo territorio fra i vari atti nei confronti sia degli amministratori ma soprattutto dei cittadini, di tutta quella gente onesta che lavora e che ogni giorno vuole portare il pane a casa insieme a chi lavora insieme a loro. Quindi tutte quelle rapine che vengono fatte, e quello che mi raccapriccia di più è che vengono fatte da giovani, da persone molto giovani. Il vice ministro dell'Interno, senatore Filippo Bubico, ha sottolineato il ruolo delle forze di polizia. Il ruolo delle forze di polizia è un ruolo importantissimo. Io non smetterò mai di ringraziare il ruolo delle forze di polizia, che secondo me agiscono con i mezzi oramai esigui che ci sono, anche se il sottosegretario, il viceministro, ha detto che soltanto per la polizia di Stato c'è, come dire, un deficit, mentre invece le altre forze di polizia sono, diciamo, quelle che l'organico richiede come territorio. Io ritengo invece che va fatto uno sforzo in più, vanno dati più mezzi e anche più forza degli organici, perché c'è bisogno di un incremento affinché venga debellato una volta per tutte questo fenomeno che sta diventando dilagante. Quindi l'intervento che io vorrei che fosse fatto su questo territorio è quello di reprimere queste azioni criminose, anche perché credo che molte volte le azioni criminose non siano soltanto il fine del bisogno. E qual è il messaggio che l'istituzione comunale, ossia voi del Comune di Brindisi, lanciate alla cittadinanza? Innanzitutto alla cittadinanza io dico di denunciare tutto ciò che vedono, tutti questi atti criminosi che possono essere denunciati, tutti, a partire da qualsiasi sospetto. È giusto che comunque noi ci facciamo parte attiva di quello che è la vigilanza del territorio stesso, partendo dall'educazione civica, partendo soprattutto dalla scuola, da tutti quegli ambienti di educazione. Un plauso va fatto anche a tutte quelle associazioni di carità che si occupano giornalmente di chi veramente soffre questa crisi economica, ma che nello stesso tempo, nella dignità del proprio tetto, riesce ancora ad andare avanti. E va un ringraziamento a tutte queste famiglie che danno il buon esempio a chi cresce in questa famiglia. Quindi, cari cittadini, qualsiasi atto criminoso che voi vediate, denunciatelo, perché è un atto che va in favore di tutta la collettività.